vi parliamo di qualcosa secondo noi esecrabile, una specie di zona grigia. Cos'è? Esecrabile, qualcosa che non va bene. Non va bene. Io sì, Tino, lo so che per te sono sprecato. Troppo strutto. Perché, Tino, quest'ombra, questa zona grigia nella polizia locale di Bari? Solo di Bari. Vabbè, noi ce l'abbiamo, la prova di Bari, quindi raccontiamo quello che veniamo a sapere. Da tempo ormai immemore, tant'è che anche la Guardia di Finanza se ne è occupato in passato, c'era un ufficiale all'epoca, un ex ufficiale oggi, che prepara i ragazzi e le ragazze e gli uomini e le donne per il concorso della polizia locale. Nozioni utilissime anche magari per fare altri concorsi, non fosse che abbiamo scoperto qualcosa che non va proprio bene. E allora che abbiamo fatto, Tino? Abbiamo, grazie a un amico, fatto in modo di presenziare a una delle lezioni videoconferenza del nostro ufficiale della polizia locale. Guarda, insieme al capannone puoi fare anche, diciamo, la civile abitazione compresa all'interno, però sono insediamenti industriali. Immaginate che noi anni fa da Delta non avevamo la zona industriale e tanti dei nostri imprenditori sono andati a farsi il capannone a Rutigliano, a Capusso. Comandante, mi sente? Sì. Salve comandante, buongiorno. Senti, io ho una domanda da farle in merito a questa cosa, se posso permettermi. A che titolo lei fa questi corsi? Sus Malecchie. Io sono Antonio Loconte, comandante. Antonio Loconte. Sì, si ricorda? Sto dando una mano a dei ragazzi. E come ha fatto ad entrare nel mio sito lei? È così, è abbastanza facile, per questo lo dico, dovrebbe essere più accorto. Io non posso dargli 1500 euro a casa sua. Io non vengo pagato. Perché come no? Ragazzi, come no, comandante? No, io so di sì. Ho raccolto testimonianze sul fatto che lei prende 1500 euro. Ma lei può raccogliere tutte le testimonianze che vuole, non troverà mai niente perché io... Perché vengono a casa sua a dargli i soldi, comandante. Vengano a casa sua. O no? Dico, ma a che titolo? Non le è bastato all'epoca? Non le è bastato all'epoca essere... Cos'è che ha detto? Ha detto che le ha fatto il culo la Guardia di Finanza, l'ha detto in una lezione? Dico, a qualcuno di loro in qualche corso ha detto che la Guardia di Finanza in passato, lei ha detto, sto riferendo, le ha fatto il culo? Io? No. No, non lo ha mai detto. No. Però è stato oggetto... Non l'ha mai fatto. Okay. Ma a che titolo quindi? Gentilmente può uscire. Ma è vero che la commissione chiede da chi avete fatto i corsi? È vero, comandante? Glielo chiedo per cortesia. A che titolo li sta facendo? Ma non ci sono concorsi in vista. Dico, non ci sono concorsi in vista. E quindi che mano sta dando? A chi sono questi? Suoi amici? Figli di colleghi. E questo sarebbe ancora più grave se poi la commissione chiede da chi avete fatto il corso. Perché mi risulta anche questo. Eh sì, invece mi risulta questo. Gentilmente, vuoi chiudere gentilmente? Ma non mi ha detto a che... Quindi è un titolo gratuito. Che ti devo chiudere io. Non mi pare essere scortese, devo chiudere gentilmente. Quindi non possiamo sapere il vero titolo a cui fa questi corsi, che sono diversi. Tutti i figli di colleghi aspirano a diventare agenti. A titolo di favore. Lei è un mecenate della polizia locale. La ringrazio per la sua dedizione nei confronti dei colleghi, per la preparazione che dà ai colleghi. Ma se io fossi figlio di nessuno, potrei comunque partecipare con l'aspirazione di entrare nella polizia locale? Faccio anche una preparazione a titolo gratuito. A titolo gratuito, non i 1500. Non i 1500 euro a casa sua. Non esiste. Assolutamente. Io direi che forse è meglio. Però io direi che forse è meglio interrompere questa
questi corsi, questo effluvio di soldi e di illusioni nei confronti di questi ragazzi, perché così uno magari fa credere che in questo modo si possa entrare più facilmente all'interno della polizia locale. Loro pensano questo, comandante, lo sa? Loro pensano questa cosa qui, comandante. Pensano che così è più facile entrare nella polizia locale. C'è gente che è stata trombata più volte e adesso ha avuto il consiglio di venire da lei. Che fa? Chiuso con tutti, comandante. Peccato questo. Ragazzi, nessuno di voi ha niente da dire? Nessuno di voi ha qualcosa da dire? Francesco, Daniel, Francesca, Angela, Renato. A titolo di favore lo sta facendo il comandante. Penso che nessuno qui creda che sia più facile perché per motivi X o Y, semplicemente cioè, stiamo preparando dei concorsi, punto. E lo a pagamento, non a titolo di favore. Dico a pagamento, non a titolo. Io non penso assolutamente che sia il caso, né questo è il caso di discutere perché lei sta interrompendo una lezione, né... Che avete pagato, che avete regolarmente pagato, giusto? Telecamere, vai alla tasca e vai a chiedere. Ma è giusto che avete pagato, una lezione che avete pagato? Daniel, Francesca, Angela, l'avete pagata questa lezione? Non è giusto. Non è giusto quello che state facendo. Quello che sta facendo soprattutto. Quindi nessuno ha da dirmi niente, Daniel, Francesca, Angela. Peccato, perché sarebbe interessante capire quanti siete, quanti ne fate di corsi, quanto guadagna il comandante. Direttore, è sempre più difficile. È sempre più difficile questo mondo. Del resto, non è la prima volta che quest'uomo viene messo al centro di queste polemiche rispetto a queste preparazioni di Umma Umma. Ma è triste vedere che nessuno risponde. Avevo pronti 1500 euro da portare a casa. Andiamo a portarglieli a casa? Se vuoi andare, andiamo. Andiamo, dai. Andiamo. Dimmi una cosa, lui ha chiuso proprio, ha interrotto la lezione. No, ma andate un altro link, ma io non ho fatto l'accesso. Ma è lì, è in via che voi andate a dare i soldi? Sì, giù là. Non ha detto mai che la Guardia di Finanza in passato gli ha fatto il culo? No, mi sta dicendo a mio amico che facevo un video quando io avevo lasciato i soldi, lui mi fece il video perché già lui voleva fare il culo. E quando gli hai consegnato sti soldi? Ma ogni mese andiamo. Quindi non date 1500 euro insieme? No, ogni mese, e poi per altri mesi si porta pure via da là. Comunque se non è cappello non devi fare quel saluto, Ho capito, si fa per rispetto, ma smettila di fare il piripacchio. Scusi, smettila di... Io ho fatto come lei, militare. Fermati un attimo. Fermati un attimo. Che vuoi fare? Eccolo qua il cappello. Dietro. Freda! Che cazzo c'hai? Lo sai che ho in tasca, ho qualsiasi cosa. Però tu sei peggio di Mandrake, voglio... Qualsiasi strumento possa essere utile a spiegare i fatti. Mille. Ok? Certo, dietro. Vada adesso, vada. Vai. Dunque, hai sentito, lo fa con gli amici degli amici, i figli dei colleghi, quindi è una dinastia che va avanti in questo modo, ma noi sappiamo che non è vero perché tanti corsisti non sono per niente figli di colleghi, anzi tra questi c'è gente che ha tentato il concorso in passato ma è stato trombato, mentre altri che non sapevano fare la O col bicchiere, diciamo, dalle nostre parti sono passati, e questo ci ha un po' insospettiti, fino a risalire all'ipotesi clamorosa che il fatto di aver tenuto questo corso da 1500 euro pagato in comode rate mensili portati a casa sue proprie mani all'ex ufficiale, mi metto il cappello, ho detto ufficiale, avesse quella sensazione di lasciapassare nei confronti della commissione o delle commissioni che man mano si succedono, evidentemente, visto che di concorsi ne sono stati fatti dall'epoca a oggi. Con tutte le trischeping, voglio oleare. Non sappiamo, non devi dirlo perché vabbè, non puoi. Solito,
Non puoi dirlo. Il fatto è grave. Puzza. Si sente. Si sente la puzza, devo dirti la verità. Il fatto è abbastanza grave, quindi riteniamo che anche con le conversazioni che vi stiamo facendo leggere, con le immagini che vi abbiamo fatto vedere, con le risposte che non abbiamo ricevuto e con la certezza che questi signori abbiano pagato 1500 euro in nero, avete sentito, l'avete visto, l'avete letto, crediamo che qualcosa bisognerebbe fare. Che dici, Tino? Magari interrompere per dare a tutti la possibilità di avere questo canale preferenziale. Quindi che facciamo, Tino? Andiamo a citofonare, vediamo se il comandante ci risponde. Magari certo, sta facendo la lezione in questo momento, cioè, però. Magari andiamo. Ad avere la certezza della pena. Per rispetto, rispetto alla divisa mi tolgo il cappello, Tino. A te. Che come fai? Puh! Mi sputi sull'obiettivo. Salve, c'è il comandante, signora? Tino, noi ce l'avamo procurati. Guarda, no, buono le mani. Ce l'avamo procurati 1500 sghei da dare tutti insieme all'ex ufficiale della polizia locale di Bari che tiene i corsi. Aspetta, lo devo fare perché è fenomenale. Con comodo pagamento a rate a nero, perché il nero, Tino, snellisce Tino, il nero, tutto nero, eh? E ho capito, ma la parte superiore me la snellisce parecchio, la parte dell'argent, l'argent fa la guerra. Tu calcola che ci sono più corsi, più persone, a 1500 euro a corso, ti faccio un altro gesto tipico barese, guarda un po'. Si sente il rumore? Questo è una risposta al detto crepi l'avarizia, no? Al contrario, l'avidità ci mangerà tutti. Un ufficiale della polizia locale di Bari, che ha sicuramente una discreta pensione, non ha a sufficienza per evidentemente campare, quindi a umma facciamo i corsi per illudere tanti ragazzi e per metterlo in saccoccia a tanti altri, perché questo è il dramma di questa vicenda. Ci sono persino persone con la laurea, con il diploma, che essendo stati trombati in passato hanno avuto l'idea di iscriversi a questo corso per cercare di entrare nella polizia locale, pur non essendo questo il periodo, non essendoci bandi concorsi in atto. E sai perché? Perché pare, e questa è notizia da confermare, la commissione aggiudicatrice, la commissione che ti fa accedere o meno, direbbe tra le prime cose si è preparato da solo. E chi l'ha preparata? Perché se l'ha preparata qualcuno, a caso, l'ex comandante, l'ex ufficiale, beh, magari ci sono più probabilità. E questo è qualcosa di sconcertante, che deve essere cessato il prima possibile, calcolando che lo stesso ex ufficiale della polizia locale in passato ha avuto problemi con, sempre per questa situazione qua. Secondo te non abbiamo complicità all'interno, comandante? Ti facevo più segugio, ex comandante. Com'è? Bellissimo. Svengo. A umma, come tutte le cose baresi, qua parliamo di mafia, parliamo di legami tra politica e mafia, tra amministrazione, ma questa è la vera mafia. Non consentire a tutti di avere lo stesso accesso alla pubblica amministrazione è uno dei reati più brutti che si possano fare, perché ci sono tanti figli che non hanno avuto quella possibilità. Non hanno avuto quella possibilità di studiare grazie a mamma e papà, e si sono dovuti fare un mazzo così, magari per fare loro un lavoro, per poter studiare. Tante persone, gente senza reddito che non riesce ad emergere. Dobbiamo avere tutti le stesse carte. Pagare un corso di preparazione 1500 euro, che finché fosse il corso e basta, sarebbe anche passabile. Ma qui si generano delle illusioni. Non va bene. Per ora e solo per ora vi sapremo dire se il corso continua o se dopo la nostra incursione sarà sospeso in autotutela, sarà sospeso e quasi tutto. Ma non è ancora andato online il video andrà online. Per ora e solo per ora. Dici? È quasi tutto. Guardi, se me lo fa fare in presenza gli do 2000, eh?